saluto da Matti. Oggi è un giorno super speciale, un giorno che volevo annunciare da giorni, settimane, mesi, anni, non avete idea, sono troppo felice. Sono riuscito a tenere nascosto una cosa che non potete neanche immaginarvi. Neanche Piadina se lo può immaginare, non l'ho detto neanche a te. Eh no, Willy, non l'ho detto neanche a te, ma ora te lo svelo. Sì, sì, è vero. Ninna in questo momento non è in casa e io devo essere super veloce a preparare tutto quanto. Voi ovviamente l'avete già letto dal titolo. Ho comprato una macchina. Ma che macchina ho comprato e soprattutto quale modello fantastico sarà? Sono troppo curioso di vedere la reazione di Ninna, quindi mi raccomando, lasciate un mi piace e ora vi mostro tutto. Ero su internet e stavo cercando esattamente il modello che volevo ed ero indeciso tra questi due tipi. Il primo modello che volevo comprare era questa Ferrari rosso fuoco. Mamma mia, guardate che bella. Mentre il secondo modello è invece questa Lamborghini verde. Pensate quanto è bello sfrecciare in giro per le strade con questa Lamborghini. Mi starete prendendo per pazzo, lo so, lo so. Ma se vi dicessi che ho preso una di queste due macchine ed è proprio vicino a noi in questo momento, non mi credete? Bene, prendo le chiavi e andiamo. È con un immenso onore che sono qui per comunicarvi che la macchina che Matti ha scelto come sua prima macchina, perché io non ho ancora una macchina, è la Lamborghini verde! Avevate indovinato, vero? Una macchina super performante, capace di raggiungere la massima velocità con la spinta della mano. Nessuno può resistere al fascino della Lamborghini verde, ho detto nessuno. Dai, mi sto prendendo in giro. Ovviamente non ho comprato questa. Questa è una macchinina giocattolo, cioè nel senso, non è che si può andare sopra. Cioè, guardate che cosa succede se provo a guidarla. Cioè, praticamente se mi siedo qui letteralmente la distruggo. Cioè, posso fare un po' così, però ecco, cado a terra. Questo era solo uno scherzetto che avevo preparato per voi falsacchiotti. Ci siete cascati, eh? In realtà, questa è la macchina che avevo comprato per Piadina. Piadina, questa è per te. Guarda come sfreccia. Ti piace? Ha detto che l'adora. Però adesso basta perdere tempo. Andiamo a vedere la vera macchina. Lamborghini verde, date il benvenuto alla Lamborghini di Matti. È troppo veloce. Sì, purtroppo per guidarla devo stare così, perché diciamo che si sono sbagliati e mi hanno dato la versione un po' più piccola della Lamborghini. Vabbè, fa niente. Cioè ragazzi, guardate quanto è bella. E la cosa ancora più divertente è che Ninna non sa che ho comprato questa Lamborghini. È bellissima, è velocissima e sono sicuro che farò tantissime gare e spaccherò tantissime cose in casa, ma sarà comunque divertente. Dovete sapere che ho scelto la Lamborghini più bella e accessoriata della storia. Innanzitutto questo è il fantastico volante della Lamborghini, che ora che ci faccio caso bisogna togliere anche questo, dato che è nuova di zecca. Cliccando questo tasto, ovviamente c'è anche il clacson. Guardate che tocco di classe. Boom. Si aprono come le vere macchine. E probabilmente la cosa più bella che io abbia mai visto. E poi abbiamo tantissimi tasti. Possiamo mettere la retromarcia. Possiamo mettere anche la musica, perché qui c'è lo stereo. Vediamo che canzone danno oggi in radio. Yeah.
Vabbè, direi che può bastare così. È il momento di provare questo bolide in strada. Andiamo! Wow, ragazzi, questo è un sogno! Oh, mamma mia! Spero di passarci! Wow! Vai, 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 vai! Questo è un sogno che si avvera! Mamma mia, che paura! Perfetto, la macchina funziona. Lo scherzo per Ninna è pronto. Non mi resta che nasconderla e aspettare l'arrivo di Ninna. Ok, Ninna sta arrivando. La macchina è nascosta, è il momento di entrare in azione. Ciao, piccolo Uwe. Che cosa stai facendo tu con quella telecamera? Ehi, 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 perché mi guardi così? Sta per succedere qualcosa di incredibile. Sì, mi immagino cosa sta per succedere. O hai venduto la nostra casa, oppure hai rotto il mio computer. Dai, vediamo qual è la cosa che scopro prima. Ah, Ninna, non hai capito proprio niente. Oggi è un grande giorno ed è per questo che sto riprendendo un video per i nostri falsacchiotti. Sì, e che cosa è successo oggi? Tieniti forte, perché ti sto per dire che ho appena comprato una macchina. Che cosa hai fatto? Hai comprato una macchina? Sì, sì, sì. Hai comprato una macchina? Oh, sì. Hai comprato una macchina? E che macchina? Beh, te lo faccio indovinare. Allora, ero indeciso tra quella rossa, da come vedi, la Ferrari, e invece la Lamborghini verde. Hai comprato una Ferrari o una Lamborghini? Sì, l'ho fatto. Te l'avevo detto che questo era un giorno speciale. E quanto l'hai pagata? Scusa, tu sei matto, Matti. Non la possiamo neanche guidare noi, la Lamborghini o la Ferrari. Come faremo? La dobbiamo riportare subito indietro. Ehi, ehi, stai calma, Ninna. Ma non sei almeno curiosa di vederla prima? Effettivamente sì, sono molto curiosa di vederla. Andiamo, dai, andiamo a vederla. Però non possiamo guidarla. Fidati di me, possiamo guidarla. E come se possiamo guidarla? Vieni, ti porto proprio da lei. Dalla macchina. Va bene. Ok, quindi sei sicuro che la possiamo guidare? Ma certo che sono sicuro. Vieni, okay. Andiamo. L'ho lasciata sul parcheggio di fronte alla strada. Però, aspetta un attimo. Mi sono dimenticato di una cosa. Vieni con me. Ok. Ti sei dimenticato le chiavi? Sì, ho dimenticato le chiavi. Senza quello ovviamente non la possiamo guidare. Ok, tu aspettami qui, va bene? Ok, Matti, muoviti però. Perfetto, accendiamo il motore. Ehi, Ninna, vieni a vedere. Oh no, ho sbagliato, sono andato in retromarcia. Sto arrivando. Matti, ma che cosa stai dicendo? Ti avevo detto che avrei preso una delle due macchine, giusto? Beh, ecco a te la Lamborghini verde! Guarda che belle luci che ha! Non so se sono più felice perché non hai speso tantissimi soldi per comprare una Lamborghini vera, oppure più triste perché non hai preso una Lamborghini vera. Devo ancora capirlo questo. Però dai, è molto carina, posso provarla per favore? Oh, certo che puoi provarla, ma mi raccomando, allaccia le cinture di sicurezza perché ci sarà da divertirsi. Ok, bene, chiudiamo gli sportelli e ecco qua. Ma ti voglio fare una cosa io in realtà. Cosa vuoi fare, Ninna? È troppo divertente. Ehi, 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 aiuto, aiuto. Aspetta, ma c'è anche la musica? È una bella musica. Quindi che ne dici? Ti è piaciuta la mia sorpresina? Molto bella, molto bella. Ora me ne vado al mare. Ciao. Ehi, 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 Ninna, dove stai andando?